di Armando Traverso, dal personaggio ideato e creato da Tiziano Sclavo. Venticinquesimo e ultimo episodio. Finché morte non ci separi. Sì? Sono Lily. Non ha funzionato. Che significa? In inglese. Cosa? Dylan Dog, il poliziotto, è morto. Merda, che casino. Va bene, sospendiamo. No, io vado avanti. Porterò la bomba a Scotland Yard. Lily, sei pazza. Ti ho detto che l'operazione è sospesa. Mi hai sentito? Non fare pazzie! Torna indietro! Che cosa fai? Stai pensando? No, non avrebbe senso pensare. Guardavo il mio anello. L'anello teschio di Phantom. L'uomo mascherato. È bello! Quasi come il mio. Quello che ho trovato nelle patatine che mi hai comprato. Dylan. Sì? A volte mi sento così solo. Vieni qui, Lily. Stringiti accanto a me. Buongiorno. Posso entrare? Certo, ma prima dobbiamo perquisire la vostra borsa. Davvero? Sì, mi dispiace, ma a Scotland Yard abbiamo regole piuttosto severe in proposito. Conoscete la situazione. Purtroppo i terroristi sono sempre al lavoro e noi siamo costretti a controllare tutto. Fate bene. Anche perché in questa borsa c'è una bomba. Insieme a una fiala di gas nervino sufficiente ad uccidervi tutti quanti. Cosa state dicendo? È la verità. E non vi conviene cercare di togliermi la borsa o spararmi. Se lascio la maniglia, la bomba esplode automaticamente. E adesso dai l'allarme e avvisa i tuoi colleghi. Mio Dio. Ispettore Blob, all'ingresso principale c'è Lily Connolly che dice di avere una bomba. Blobby. Presto! Evacuazione immediata! Tutti gli agenti fuori agli ingressi secondari! Presto! Presto! I sensori del robot stanno esaminando il contenuto della borsa. Allora? Sì, confermato. C'è una bomba. Dannazione! Aprite il blocco, vado a parlarle. Ispettore Block, può essere molto pericoloso. Se davvero c'è il gas nervino, come dice, non abbiamo difese. Lo so, sergente. Massima allerta. Pronti a fare fuoco. Lily, sono l'ispettore Block. Ci siamo sentiti al telefono. Ispettore Block, volete farci la testimonianza di voi? Cosa è successo? Dov'è Dylan? Perché non è venuto lui? Lily, per favore, dammi quella borsa che sei morta, coraggio. Poi mi dirai dov'è Dina. Avanti. Io l'ho ucciso. Io l'ho ucciso. Lily. Lily, sono qui. Dina, sei vivo. Dina. Si muove. Attenzione alla borsa. Sparate. Era una piccola bomba al plastico. Niente gas, non c'è gas. La zona è pulita. Avevo un giubbotto di protezione. Sono un novellino romantico, ma non sono riuscito. Tu sei ferita. Stai perdendo sangue. Lily, calmati, sono qui. Mi sei apparso come un fantasma. Io devo aver avuto un'altra crisi. Ora è passata, coraggio. Tutta la mia vita è stata così. Le cose mi sono sempre apparse davanti all'improvviso, senza che le vedessi avvicinarsi, senza che le potessi fermare. Forse è così un po' per tutti. Adesso stai, ti riposo un po'. Sì, ma tu stammi vicino. Sai, il guaio non è che le persone o le cose appaiono. Il guaio è che poi spariscono. Ciao, Dylan. Sapevo che ti avrei trovato qui. E dove ti ha portato Lily la prima volta? E se non sbaglio, è anche dove ti ha sparato, vero? Hai saputo qualcosa? Ah, non molto. Le ferite sono guarite. È stata visitata da uno psichiatra e da un neurologo. Sembra che la tua Lily abbia una rara sindrome per cui non vede il movimento di oggetti o di persone e se le trova davanti all'improvviso. Ma non è bastato per darle l'infermità mentale.
Purtroppo l'hanno trasferita nel carcere di Dartmoor. Nel blocco H? Sì. Si svegliano ogni notte innaffiandosi con acqua gel, usando idranti ad alta potenza. Le celle vengono sterilizzate con un disinfettante molto forte che ci lascia ciechi e senza respiro, provocando violenti conati di vomito. Veniamo spesso picchiati e ci rovesciano il cibo personale. Siamo costretti a mangiare sul pavimento. Poi, per settimane non passano più. Allora le celle si riempiono di cumuli di immondizie, di rifiuti, di cibo in decomposizione. Abbiamo dovuto rinunciare all'ora d'aria. Gli altri detenuti ci vogliono. Se potessero ci ucciderebbero. Come avete detto? Che non ho niente da dire. Agente di Landau, voi avete avuto un contatto che definire diretto sarebbe un eufemismo con Lily Connolly, esponente di punta del terrorismo irlandese. Siete stato coinvolto in un'azione che ha visto come bersaglio il cuore delle istituzioni di questo paese, come la sede della polizia di Scotland Yard, e non avete nulla da dire. Esatto. Anzi, qualcosa ce l'ho da dire. E cioè che sul banco degli imputati dovrebbero sedere anche le persone che in tutti questi mesi hanno sottoposto Lily Connolly a torture degne dell'Inquisizione cattolica, che noi inglesi tanto odiamo. Vi rifiutate di collaborare con la giustizia? Mi rifiuto di collaborare con l'ingiustizia. Lily Connolly è colpevole, o meglio era colpevole di un'azione dimostrativa che si sarebbe conclusa con il suo suicidio. Il gas nervino era un bluff e la bomba era a basso potenziale. E se i soldati non avessero sparato, l'esplosione avrebbe ucciso solo lei. Le vostre argomentazioni non sono degne di un rappresentante delle forze dell'ordine. Non voglio giustificare Lily Connolly, è colpevole. Ma insieme a lei sono colpevoli le più alte istituzioni, dal sistema di polizia a quello carcerario. E forse lo stesso governo dovrebbe essere messo sotto processo. Basta! Milord! Chiedo che il test venga allontanato e denunciato per reticenza, oltraggio alla corte e alto tradimento. D'accordo, dillo. Imbecille. Sei stato un vero imbecille, Dylan. In più non è servito a niente. Forse è servito a me. Sì, a farti sospendere dal corpo di polizia per 6 mesi. Io mi sono beccato una ramanzina da soprintendente. Scusami, Paul. Hai notizie di Lily? Sì. Allora? È stata trasferita, non è più a Londra. È in un carcere di massima sicurezza sull'isola di Bertie. Posso vederla? No, temo che sia impossibile. Dai, Blog, un ultimo permesso, uno soltanto. No, Dylan, non è possibile. Lily è stata condannata a morte. Ecco, quella è l'isola di Bertie. Dov'è il carcere? Lassù, oltre il picco della montagna. Io però non sono mai riuscito a vederlo. E nessuno che io conosco c'è mai riuscito. Dylan. Giusto, ballerino. Lily. Ma il carcere, non dovresti... Tutta l'isola è il carcere. Ti piace? Ma non ci sono sbarre, prigioni. Non assomiglia all'Irlanda. Sì, ma... Senti, ho un'idea. Perché non rubiamo una barca e scappiamo? No, io non voglio fuggire. Come, scusa? Finalmente ho capito che cos'erano i miei fantasmi. Ero io. Ero io, Dylan, che apparivo e scomparivo. È sempre stato così. Lampi, pensieri confusi, lunghi periodi di buio in cui non esistevo e ogni tanto una visita in sogno dentro questo mondo. Poi di nuovo nel buio, un po' come il cosmo tra le stelle. Ma adesso ho capito, sono io il fantasma di... Lily, io non capisco. Non c'è niente da capire. Vieni. Dove? In chiesa. Andiamo a sposarci. Presto, il prete ci aspetta. Non potrei celebrare il matrimonio perché lo sposo non è cattolico e non appartiene alla religione della sposa. Ma faremo un'eccezione. In fondo Dio non chiede certificati, ma solo amore. Procediamo. Vuoi tu, Lily Connolly, prendere in sposo Dylan Dog? Sì. Vuoi tu, Dylan Dog, prendere in sposa Lily Connolly? Sì. Gli anelli. Veramente non avete gli anelli? Io ce l'ho, quello delle patatine, ecco. Io non... Un momento, anch'io ho quello dell'uomo mascherato. Lily Connolly, Dylan Dog, io vi dichiaro. All'altro. Tra poco verranno. No.
L'avvocato ha presentato domanda di grazia. Bisogna aspettare la risposta. Non ci sarà nessuna risposta. La grazia l'ho già rifiutata io. Non voglio niente dall'inglese. La mia morte servirà almeno a far conoscere un po' di più al mondo la tragedia irlandese. No, servirà solo a scatenare nuovi attentati e nuove rappresaglie. E ancora bombe senza fine. È il sistema che è violento e ogni violenza fa il suo gioco. Dylan, basta. Devi dirgli mai più. Lasciai la polizia e cercai di affogare il mio dolore nell'alcol. Ma questa è un'altra storia.